Ehi tu, hai già visto la prima parte? No? Allora chiudi il video, vai subito a recuperare e noi ci vediamo dopo la sigla. Lo strano caso dell'Anfang. Il Marrakesh è un ristorante marocchino a Washington che aprì i battenti nel 1983. Per 10 anni il ristorante e il suo proprietario furono oggetto di molestie telefoniche, con qualcuno che chiamava e che faceva minacce di morte o avanzi sessuali. L'Anfang, il giovane, è il nome che fu affibbiato al molestatore, che si fingeva di volta in volta una persona differente. Ricevere 20 telefonate al giorno non era una cosa insolita per il ristorante, ma la cosa pazzesca è che questa pratica andò avanti per oltre un decennio. Bashir Kukaci, scusate la pronuncia, il proprietario del ristorante, era il presunto bersaglio dell'Anfal, probabilmente a causa del suo passato a Beirut, in Libano, quando fu rapito dall'esercito di liberazione della Palestina, perché sospettato di essere una spia del Mossad o un agente della CIA. Fu tenuto in un campo profughi palestinese dove veniva minacciato quotidianamente. Dopo aver tentato il suicidio, fu mandato in ospedale, dove fu in grado di entrare in contatto con la sua famiglia. Contattando l'ambasciata americana, l'uomo fu finalmente rilasciato. Quando tornò negli Stati Uniti, Kukaci e sua sorella aprirono il primo ristorante Marrakesh a Filadelfia. Grazie al successo ottenuto, decisero di aprire un secondo ristorante a Washington e da allora cominciarono le chiamate. All'inizio era solo una risata o qualcuno che diceva "tss, tss", che non so come si pronunci. Poi da lì cominciò un'escalation che fece quasi impazzire Kukaci. Il quale perse amici, la sua fidanzata e addirittura dei dipendenti. Per anni fece dentro fuori dagli ospedali psichiatrici. La sua auto fu vandalizzata con la stella di David e quando si spostava a Filadelfia le telefonate lo seguivano. La compagnia telefonica e l'FBI cercarono di stabilire l'identità di chi faceva le chiamate, ma l'unica cosa che riuscirono a scoprire è che le chiamate provenivano da telefoni pubblici di tutta la zona di Washington. Dopo 10 anni le telefonate erano ancora usuali, ma meno frequenti. Che ansia. Però so che a qualcuno questi video paranormali piacciono, quindi li faccio. L'omicidio di Tracy Kirkpatrick. Tracy Kirkpatrick era una ragazza di 17 anni che voleva diventare avvocato. Il 15 marzo del 1989 stava lavorando da sola in un negozio di abbigliamento sportivo a Frederick, nel Maryland. Il suo capo si trattenne in negozio fino alle 20 e la lasciò sbrigare alcune faccende. Alle 22:50 una guardia di sicurezza faceva un controllo al centro commerciale e vide che le luci del negozio erano ancora accese e così andò ad indagare. Nel ripostiglio trovò Tracy colpita a morte con delle pugnalate al petto e al collo. La polizia era senza indizi perché la morte sembrava completamente immotivata. Non c'era alcun segno di violenza sessuale e il negozio non era stato derubato, ma la borsa della Kirkpatrick era sparita. 3 mesi dopo l'omicidio, un uomo, identificatosi come Don, chiamò un numero verde per la confessione. La linea pubblica registrò la chiamata in cui l'uomo affermava di aver ucciso una giovane donna a Frederick, in Maryland, e che pensava di suicidarsi, ma che non poteva far nulla per rimediare al misfatto. La registrazione fu inviata alla polizia, che la inviò alle radio, nella speranza che qualcuno riconoscesse la voce al telefono. La polizia aveva due sospetti principali, ma nessuno fu mai accusato per l'omicidio della 17enne. Il rapimento e l'omicidio di Amy Mihailovic.
se si dice così. Il 27 aprile del 1989, un ufficiale di polizia si recò alla scuola di Emi Mihailovic per spiegare come non si dovrebbe mai andare da nessuna parte con uno sconosciuto. La bambina aveva allora 10 anni e aveva ricevuto due chiamate da un uomo che affermava di lavorare con la madre e che quest'ultima aveva recentemente ricevuto una promozione. Dopo la scuola, Amy e un amico stavano tornando a casa quando Amy incontrò il misterioso visitatore. L'uomo lasciò che la bambina chiamasse la madre, il che fece pensare alla donna che la figlia la stesse chiamando da casa. Fu solo dopo il suo arrivo all'abitazione che si rese conto che Amy non era mai tornata. Le ricerche a Bay Village, in Ohio, furono frenetiche, ma purtroppo il corpo della bambina non fu trovato fino al 7 febbraio del 1990. Venne rinvenuta morta, con la testa fracassata e il corpo violentato e pugnalato. L'uomo fu ricercato in tutta l'America, ma senza successo, e ancora non si conosce chi fosse il misterioso chiamante. La donna che predisse l'assassinio di John Fitzgerald Kennedy. Il 22 novembre 1963, poco dopo le 10 del mattino, un operatore del centralino della General Electric a Oxnard, in California, rispose ad una chiamata. Dalla cornetta non usciva alcun suono, ma l'operatore chiese ad un collega di prenderla, dato che il chiamante avrebbe potuto essere in qualche guaio. Allora la persona, che sembrava essere una donna di mezza età, cominciò a leggere un testo scritto in cui si affermava che il presidente sarebbe stato ucciso alle 10:10. La chiamante sussurrò alcune altre avvertenze. La giustizia, la Corte Suprema, ci sarà fuoco in tutte le finestre. Il governo sta andando in fiamme. Un'altra chiamata, fatta dopo le 10:10, insistette sul fatto che il presidente stava per essere ucciso alle 10:30. Alle 10:25 il centralino staccò la chiamata, pensando che la chiamante fosse solo un individuo disturbato. Nel frattempo, a Dallas, in Texas, il presidente John Kennedy stava transitando lungo Elm Street. I colpi che uccisero Kennedy furono sparati alle 12:30 in Texas, che corrispondevano alle 10:30 della California. L'FBI fu in grado di rintracciare la chiamata, ma erano convinti, o lasciavano credere di esserlo, che la donna fosse solo una persona disturbata. Il serial killer di Long Island. Su questo ho visto anche un documentario, peraltro. Lungo un tratto dell'Ocean Parkway a Long Island furono trovati i corpi di 14 donne, fra il dicembre 2010 e il maggio del 2011. Le donne sembra fossero coinvolte nella tratta di esseri umani a scopo di commercio sessuale, e la polizia crede che almeno 10 dei 14 corpi furono scaricati da un uomo conosciuto solo come il serial killer di Long Island. L'uomo cominciò gli omicidi nel 1996, con le donne che venivano prima strangolate e poi avvolte in un sacco di tela. Il killer trovò un modo sadico per tormentare la famiglia di una delle sue vittime. Il 10 luglio del 2009 scomparve Melissa Bartlemy, una ragazza di 24 anni. Poco dopo, la sorella minore di Melissa, Amanda, cominciò a ricevere telefonate dal cellulare di sua sorella. In totale furono 7 chiamate, della durata massima di 3 minuti. Durante l'ultima chiamata, l'uomo ammise di aver ucciso la ragazza. Era il 26 agosto del 2009, ma Melissa non fu trovata che nel dicembre 2010. Il serial killer di Long Island deve essere ancora individuato, ancora a piede libero e potenzialmente pericoloso. Bene ragazzi, non credevo che questo video venisse così lungo. Valuterò, guardando il file principale, se sia o meno il caso di dividerlo in due parti. Se sarà il caso, probabilmente le pubblicherò vicine. Comunque cercherò di farne un unico video. Se state guardando questo video, comunque vuol dire che è finito. Io spero che a qualcuno sia piaciuto.
Vi saluto, vi ringrazio, vi ricordo se non siete iscritti di iscrivervi, di attivare la campanella per non perdere nessuno dei miei video e di seguirmi su tutti i social. Noi ci vediamo alla prossima, ciao a tutti!